giornata, cari amici, eccoci qui con un'altra puntata di RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Voglio iniziare subito con domenica 22 aprile. Se vi ricordate, l'Italia è riuscita nel paradosso: fallire per il crollo del prezzo del petrolio. Con il greggio in calo ha dovuto tagliare i prezzi, ma non ha potuto ridurre i costi ingessati da contratti sfavorevoli come i derivati sul carburante, e così se l'è presa con i lavoratori. Per comprendere quanto poco si sa delle cause del dissesto di Alitalia, nonostante sia trascorso quasi un anno dal commissariamento, bisogna prendere a prestito una famosa affermazione di Winston Churchill: è un rebus avvolto in un mistero all'interno di un enigma, disse. E così l'Alitalia. Gli ultimi dati ufficiali sul vettore risalgono al bilancio del 2015 pubblicato nella primavera 2016. In seguito non è più uscito alcun numero, neppure dalla gestione commissariale. Il bilancio 2016, che avrebbe dovuto fotografare la crisi dell'azienda e identificarne le cause, non è stato presentato, come previsto dalle norme, appunto ad aprile 2017, né allegato alla domanda di amministrazione straordinaria, come richiesto dalla legge Marzano. Pertanto si può ben dire che Alitalia sia stata la prima impresa di cui si ha notizia a portare i libri in tribunale senza tuttavia portarli. Questo è un vero paradosso, cari amici, è un vero paradosso. Come si può fare una cosa del genere? È un mistero. I misteri che piacciono a noi italiani, vero? Lunedì 23 aprile, Torino, l'anagrafe registra il figlio di due mamme, la prima volta in Italia. L'Appendino dice: scritto un pezzo di storia. La decisione approvata dalla sindaca Chiara Appendito era stata annunciata pochi giorni fa, cioè è passata una settimana ormai. L'atto di mettere mano al registro delle nascite da parte della sindaca è stato un gesto di libertà e gioia. Finalmente ai loro figli è stato riconosciuto il diritto di avere una famiglia. Questo lo ha commentato Marco Giusta, assessore comunale della famiglia. Vi ricordate un po' di questa vicenda? La vicenda che prima avevano detto di sì, che registravano il figlio. Dopo si erano rifiutati, adesso l'Appendino finalmente, insomma, ci ha messo la cosiddetta pezza. Martedì 24 aprile, 25 aprile, la storia del partigiano Baletta. Il giorno prima del 25 aprile si parlava di questa storia, di questo partigiano Baletta, che fu torturato a 14 anni e morì per i suoi compagni a un mese dalla liberazione. Tra il 24 e il 25 di marzo del 1945, tre squadre della Wehrmacht si diressero a Trovasta, una frazione di Pieve di Tego, Imperia. Avevano avuto una soffiata dalla fidanzata di un partigiano ed erano alla ricerca di un casolare in cui un gruppo di combattenti, stando alle informazioni ricevute, doveva aver trascorso la notte. All'alba sorpresero 10 di loro all'interno della baracca e li uccisero. Questo è un altro pezzo di storia della nostra Italia martoriata dal ventennio fascista e dall'alleanza con la Germania, con i nazisti. È per questo che noi diciamo che nei libri di storia bisogna continuare a studiare la nostra storia, a studiare quello che è accaduto in Italia e soprattutto che cosa ha comportato il fascismo, perché oggi sembra che il fascismo abbia fatto qualcosa di buono. L'unica cosa che ha fatto di buono è che si è spento, è stato distrutto nel 1945. Mercoledì 25 aprile, giorno della liberazione, l'Embraco venduta ai giapponesi della Nidec, ma Torino rimane fuori. I sindacati dicono operazione iniziata da tempo. Ricordatevi questa azienda, insomma, che non si sapeva che cosa dovesse fare di questa azienda, poi alla fine si scopre che viene venduta ai giapponesi della Nidec. Però la fabbrica di Torino resta fuori. L'intesa non include, appunto,
la Embraco Europa SRL, che ha sede a Riva di Chieri, dove ci sono ancora 497 lavoratori in esubero. L'operazione è sicuramente iniziata tempo fa e ci rivela ancora di più i motivi della chiusura alla trattativa dell'Embraco fino a metà febbraio e la fretta nella volontà di chiudere lo stabilimento. Questo lo ha detto Federico Bellono della FIOM CGIL. Giovedì 26 aprile, rifiuti. Il TAR del Lazio rinvia alla Corte dell'Unione Europea il decreto sblocca Italia, accolto ricorso dei comitati contro gli inceneritori. Finalmente qualcosa si era mosso. Oggetto del ricorso era il decreto dell'allora governo Renzi. I giudici hanno sospeso la decisione in attesa che sia valutata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la conformità alle norme comunitarie. A rilanciare la notizia i parlamentari 5 Stelle che avevano sostenuto la battaglia degli ambientalisti nella scorsa legislatura. Chissà cosa faranno adesso, speriamo che faranno sto governo e che cosa ci comporterà, insomma, sto governo. Andiamo a vedere. Venerdì 27 aprile. La Spagna c'è una sentenza che ha fatto discutere, che ancora oggi si sta lottando per questa sentenza. Si poneva la domanda sullo stupro di gruppo. Questa sentenza diceva non è stupro di gruppo, ma è solo abuso. La procura fa ricorso contro il governo, fa ricorso, il governo è contro i giudici. Ci sono state proteste da Madrid a Barcellona, insomma. Cinque sevigliani avevano aggredito una ragazza durante la festa di San Fermín a Pamplona nel 2016. Sono stati condannati a 9 anni di carcere per abuso sessuale e assolti dall'accusa di aggressione sessuale. La procura chiedeva 20 anni, appunto perché c'era l'assenza di violenza e intimidazione. Il ministro della giustizia, in poche parole, capito così, che questa donna non si è difesa, non ha lottato contro i cinque. E allora, mancando questa, è mancata diciamo, lo stupro, è mancata l'aggressione sessuale. Il ministro della giustizia dice: siamo con le vittime e chiede un'eventuale revisione del codice penale del 1995. E migliaia si erano riversate nelle piazze di tutto il paese, appunto, per protestare questa sentenza ignobile. Terminiamo con sabato 28, cari amici. Il boss condannato per l'assassinio di mio figlio è innocente. Per 13 anni ho creduto nella giustizia e mi sento un cretino. Questa è una storia proprio che ci ha fatto rabbrividire quando l'abbiamo letta sui giornali, appunto il 28 aprile, ieri. La tomba di Gianluca è l'unica che non ha il marmo perché è pronta per essere portata via. Se questa è la giustizia e se questa è l'Italia, me ne vado e mi porto il mio figlio perché non lo voglio lasciare in Calabria. Da 13 anni Mario Congiusta chiede giustizia per chi il 24 maggio 2005 a Siderno ha ucciso suo figlio Gianluca, un ragazzo di 32 anni, che ha pagato con la vita l'aver detto no alle richieste estorsive dell''ndrangheta. Dopo 5 processi e 2 ergastoli inflitti dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria al boss Tommaso Costa, nei giorni scorsi la Cassazione ha annullato la seconda volta, senza rinvio, la condanna, riconoscendo l'imputato colpevole solo di associazione mafiosa. Su richiesta del sostituto procuratore della DDA Antonio De Bernardo, il boss Costa era stato arrestato nel 2007 nell'inchiesta Lettera Morta, dalla quale era emerso che Gianluca Congiusta è stato ucciso con un colpo di lupara perché si era opposto al pizzo che la cosca di Siderno voleva imporre al suo futuro suocero. E qui, mentre prima sullo stupro che avevamo parlato prima è un orgoglio per il governo e per la legge madrilena, per la legge spagnola, qui è una vergogna per l'Italia intera, perché non è solo la Calabria, questa è un'ingiustizia che ha subito questo padre, che ha subito questo ragazzo che è stato ucciso perché si era rifiutato di pagare il pizzo. E
E quindi abbiamo perso tutti, cari amici. Ha perso l'Italia intera. Non ha perso solo la Calabria, abbiamo perso tutti. E questo ci dovrebbe far pensare moltissimo, perché è molto importante per noi che la giustizia faccia il suo corso, che sia tutto regolare, perché siamo sempre garantisti. Però ci sono cose che noi non possiamo e non potremo mai accettare, come la mafia, l'andrangheta, la camorra, la delinquenza. Questa non lo accetteremo mai. Quindi, cari amici, con questa ultima bruttissima notizia, io mi congedo da voi con RST, spazio aperto, spazio 7, scusatemi. La rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno, che vi ricorda anche che RST Spazio 7 è edito da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. RST Saiuz lo trovate presso www.radiosaiuz.it e Pianeta Oggi TV lo trovate presso il sito www.pianetaoggitv.net. E con questo è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti quanti, buona domenica e alla prossima.